complimenti intanto per il tuo primo gol in Miaglia Biancazzurra prestazione super e poi il cuore del Pescara negli ultimi 20 minuti bravo Cristiano, bravo il Pescara Ma, eh, sì esatto è, stato, è stata una, una partita sofferta a tratti emozionante a tratti anche giocata in maniera egregia forse dopo il gol che abbiamo fatto ci siamo un po' abbassati abbiamo concesso qualcosina in più al Palermo che comunque è fatto di, di giocatori con gra, grosse individualità e lì abbiamo concesso qualcosina e infatti hanno pareggiato. Però al di là di, di, quel, di quegli episodi, eh, chiaramente per, sicuramente per, per colpa nostra, però c'è stata una grande reazione che è, che è stata veramente da applausi. Eh, io poi quando sono uscito che hanno trovato il 3 a 2. Cioè, da fuori vedevo una squadra diversa ecco, sotto l'aspetto motivazionale di determinazione che non si vedeva da un po'. Questa è stata un po' la vittoria di tutti, dell'ambiente nostra, dello staff, eh, di tutti, del presidente, di tutta Pescara. E speriamo che questa vittoria ci dia ecco, questo slancio che possa essere determinante per questo finale di stagione. Cristiano che sapore ha questo primo gol segnato con la maglia del Pescara? Beh, è stato un, un momento Ti di. Mi paga anche di qualche delusione. No, no, no. Io, io vado sempre avanti. Io sono un, un positivo di mio, quindi volevo, volevo essere utile a questa squadra fin dall'inizio. Questo gol mi dà un'enorme gioia personale, ma non, non, non era niente se non avessi, se non avessi vinto stasera. Quindi per me conta più una vittoria del genere che il gol personale. Ovviamente un po' di soddisfazione ce l'ho perché eh, non è che segno abbastanza, quindi quando faccio i gol mi, mi sono contento. Allora, Raccontaci un po' Cristiano dal punto di vista dell'emozione quando è arrivato quel cross dalla destra e mandato il pallone alle spalle di Pomini, cosa hai provato? Ti ripeto. Mh... Un'azione che si sviluppava da destra con questo modulo spesso e volentieri quindi possono anche andare a. Il quinto posto può andare a chiudere un, un ipotetico cross dalla parte opposta e ci ho creduto. Balzano ha messo una grande palla e io devo dire che ci ho creduto, quello lo posso dire. Poi. Risultanza. Impatto... Beh, risultanza ti dico, mi sono, st sono stato pure troppo buono. Di solito. Poi mi sono venuti addosso quindi mi hanno frenato. Però non lo so, buh. potevo fare di meglio. Cosa, cosa vi ha detto Cristiano Pillon nell'intervallo? Perché nella ripresa eh, si è visto un Pescara diverso. Era arrabbiato, ma allo stesso sì. tempo vi ha eh, motivato, credo, perché dopo quel primo tempo era difficile eh, fare peggio. Ripeto, io. Mh, sì, il primo tempo abbiamo sofferto, ma più per. Per, per un atteggiamento forse nostro, però non era facile. Abbiamo, abbiamo trovato il vantaggio, fino a quel momento stavamo comunque giocando pure bene, alti, poi ci siamo un po' abbassati e ecco, forse possiamo, dobbiamo cambiare un po' questa, questa cosa mentale e andare a prenderli più alti e andare a provare a, a giocare nella loro metà campo. Non l'abbiamo fatto eh, concedendo un po' di libertà a giocatori come Moreo, Fuscas, insomma giocatori di categoria, a mio avviso, anche superiore, è chiaro che eh, abbiamo rischiato. Cristiano, prima di lasciarti che sei Memuscia in postazione, ti voglio chiedere una cosa. Sebastiane vi ha detto a suo tempo, per gente come Campagnaro e Del Grosso, basta uno sguardo, una stretta di mano e firmano a vita con noi. Insomma, oggi ti sei conquistato una bella parte di rinnovo. Sì, no, dai, no, ti no. farebbe piacere. Ah sì, io col Presidente c'è un ottimo rapporto, a me veramente basterebbe una stretta di mano, non è quello il problema. Eh, io sono convintissimo di poter ancora dare tanto, soprattutto qui a casa mia, eh, poi vedremo, sarei contentissimo certo.